E quindi quali modifiche ha subito appunto questa discarica? Che cos'ha di speciale, nonostante sia una discarica? Ecco. No, niente, ci sta un tetovagliatore adesso meccanico fisso che serve a separare l'immondizia, quindi a triturarla, di modo che viene minore spazio, viene occupato all'interno della discarica stessa. Che prima non funzionava nella maniera più assoluta, anche se ci stava, non funzionava. Allora immagina che non ci stava nemmeno la corrente sulla discarica, e questo è tutto a dire. Ecco perché i volumi sono così aumentati. Adesso sono aumentati i volumi, sono 45.000 metri cubi che abbiamo a disposizione. Abbiamo avuto un fondo di rotazione, abbiamo dovuto €1.100.000 da parte della Regione Basilicata per rifare la discarica. Però a questo punto queste somme che dovremmo restituire in 3 anni, a questo punto io chiedo a Pittella di trasformare questo prestito, nel senso cioè non deve essere più un prestito, ma deve essere un qualcosa che viene dato a Pisticcia a fondo perduto, perché noi mettiamo a disposizione la discarica, dal punto di vista ambientale siamo noi quelli che vanno incontro a problemi, e vogliamo che la Regione Basilicata abbia un'attenzione particolare per questa cosa. Io non ho parlato ancora col Presidente, parlerò più presto di questa cosa, perché lo stesso accorgimento è stato adottato per quanto riguarda le altre discariche. Io voglio che almeno ci si adegui alle altre situazioni lucane. Io non voglio imporre determinate cose, però i comportamenti devono essere simili. Se ci si comporta in un certo modo per una discarica in un determinato paese, la stessa cosa deve essere fatta per Pisticci. Ecco, tutti questi comuni che confluiranno nella discarica di Pisticci porteranno nuove entrate nelle casse del comune. A quanto ammonta orientativamente? Lei ha fatto già un quantitativo, avete già tirato fuori una somma? Sì, penso che in un mese potrebbero entrare anche €800.000 euro. Allora, questo mi permette di dire una cosa ai miei cittadini, che l'aumento delle tasse che si è verificato può tranquillamente rientrare. Ho detto prima i motivi per cui abbiamo speso €750.000 per portare l'immondizia in altre discariche. Adesso questo problema è stato risolto, e già dall'anno 21 dovremmo avere anche minimo una riduzione delle tariffe. A proposito di tariffe, voglio ricordare per l'ennesima volta che Pisticci è il paese meno tassato della Basilicata. Andate a confrontare tasse degli altri paesi e vi renderete conto. Voglio ricordarvi per l'ennesima volta determinati temi. Voglio dire, per esempio, l'addizionale IRPEF: Pisticci 0.5, Policoro 0.8, Montalbano 0.8. Se io avessi portato l'addizionale IRPEF da 0.5 a 0.8, avrei risolto tutti i miei problemi e non avrei aumentato minimamente le tasse come Tasi, oppure come la tassa sull'immondizia. Non l'avrei fatto nella maniera più assoluta. Voglio ricordare ancora che i bambini sugli scuolabus pagano a Pisticci 5 euro all'anno. E voglio ricordare che le somme utilizzate, investite al Comune di Pisticci per assicurare gli scuolabus ai nostri bambini ammontano a €370.000 all'anno. E sono cose che la gente deve sapere. Allora, poi ricordiamo che gli introiti che vengono dallo Stato, le somme che ci vengono dallo Stato, sono ridottissime. Abbiamo dallo Stato 2 milioni in meno rispetto agli anni precedenti. Cioè gli altri, prima di me, prima della mia amministrazione, avevano più soldi e non hanno fatto assolutamente niente. Io ho trovato un caos di quelli, ma veramente un grandissimo caos ho trovato. Non ho paura a dirlo. Perché tante opere iniziate e non finite. Quindi rimettere ordine, rivedere tutte le situazioni. E allora, un'amministrazione comunale, che appena arriva deve andare incontro a determinate cose, deve far sì che certe cose debbano cambiare e cambiare una certa direzione. E soprattutto una cosa importante, che nessuno potrà dire di questa amministrazione, a nessun amministratore di questa amministrazione, che si approfitta di tanto. Ha sempre detto che di tasca propria molte volte
non soltanto si fa fronte anche a spese che la mia macchina nuova che ho comprato quando sono diventato sindaco a 175.000 chilometri, venire quattro volte al giorno Pisticci Marconia, alla fine poi porta i termini risultati, andare su tutto quanto il territorio a fare i controlli porta determinati risultati. Allora, quello che voglio dire. Allora, dire che il suo interesse è solo quello di far crescere la comunità. E non altro. Non avrei, diciamo. Lei vive della sua professione. Io faccio il medico di professione. Non ho bisogno di fare politica per sopravvivere. Non sono politicante di mestiere nella maniera più assoluta. Do alla mia città, do alla mia gente tutto me stesso e con me tutta la mia amministrazione, perché la mia amministrazione è fatta di gente che lavora, gente che grazie a Dio ha un proprio stipendio e che non ha certamente bisogno di un'amministrazione comunale per fare i propri interessi nella maniera più assoluta. Bene amici, allora un chiarimento anche se breve da parte del sindaco, un riepilogo così veloce, tante le opere che si faranno, che si sono fatte e che sono in progetto, quindi vi informeremo quotidianamente su tutto quello che si fa sul territorio, perché come diceva il sindaco in una delle sue prime interviste, io ricordo che Pisticci riprenda il suo ruolo di paese leader della Basilicata. Ah, io penso che ci stiamo riuscendo, basta vedere soltanto in che considerazione hanno il sindaco di Pisticci, amministrazione comunale e nei palazzi regionali, nelle varie assise in cui il sindaco stesso è invitato. A Pisticci non è così, non mi interessa quello che stanno facendo questa sera, però a me interessa l'opinione della gente, a me interessa che Vito Di Trani faccia quello che ha promesso di fare, che soprattutto sia fedele alla sua immagine di uomo onesto e che dia la sua onestà a questa città, a questa popolazione. Questo deve essere una garanzia per tutti. Voglio dire che se ci sono stati degli aumenti di soltanto per quanto riguarda l'immondizia, non è da scrivere a un capriccio del sindaco, ma una situazione contingente. A casa nostra, se non abbiamo le risorse per poter andare avanti, certamente certe cose non le facciamo. Allora, quindi è necessario avere determinate risorse a disposizione. Ho detto prima che la discarica sta andando a pieno regime. Nel momento in cui diciamo le somme rientreranno, certamente anche le tasse saranno ritoccate in negativo. Toglieranno. Grazie, per il momento è tutto.